nella crisi un po' del mercato farmaceutico, il settore nutraceutico è quello che sta dando un po' di spinta alla crescita proprio al canale delle farmacie. Le luci si possono dire che c'è l'evoluzione da parte sia dei pazienti nel informarsi di più, ma soprattutto dei key opinion leader come il medico specialista o il medico di base e il farmacista, che si stanno sempre più interessando al mercato e di conseguenza lo stanno spingendo nell'aiuto come coadiuvante per la salute delle persone, quindi sia in ottica di prevenzione che in ottica talvolta di cura legata anche insieme al farmaco. Queste si può dire che sono le luci e quindi anche la spinta a una crescita che è quello che è oggi il mercato più importante d'Europa, proprio quello italiano, vale oltre 3,2 miliardi di euro in Italia e ha una crescita positiva ormai da diversi anni. Se si può considerare quelle che sono anche le luci, dicevo, è la possibilità da parte delle aziende, leader di mercato, di andare a fare informazione scientifica e di essere ascoltati dai key opinion leader, che sono, fra virgolette, passatemi il termine, un po' affamati di informazioni relativamente a queste tipologie di prodotti. Noi distinguiamo anche un po' tra quello che è il classico e forse normale, un po' integratore alimentare, da quello che è nutraceutico. Nutraceutico secondo noi significa qualcosa di più, vuol dire un prodotto che ha alla base degli studi clinici e quindi che è in continua ricerca di quello che è il meglio per il paziente barra consumatore. Delle ombre che si possono citare probabilmente sono il fatto che ci sono delle bassissime barriere all'ingresso, quindi qualsiasi tipo di operatore può entrare nel mercato, però poi la differenza lo fanno veramente la qualità, come dicevo prima, e l'innovazione. E quindi il nostro punto di vista è che è soprattutto attraverso qualità e innovazione che questo mercato si dovrebbe evolvere e le aziende leader di settore dovrebbero proprio fare cultura presso i key opinion leader e, perché no, anche presso il consumatore barra paziente attraverso informazioni, perché oggi i canali ci sono e sono ampiamente fruibili da tutte le persone e quindi di conseguenza anche dal professionista, che dovrebbe aiutare nell'utilizzo e nel consiglio di questi prodotti.